Amici della Lepe Group, bentornati alla rubrica sul calcio. Napoli e Scudetto, finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raccontato una stagione pazzesca, una stagione nella quale noi della Lepre Group ci abbiamo sempre creduto, da agosto, quando il Napoli vinse a Verona, fino a Napoli-Fiorentina. Ieri c'è stata l'apoteosi allo stadio Maradona, il Napoli batte la Fiorentina e parte la festa allo stadio di Fuorigrotta con 60.000 tifosi azzurri all'interno dello stadio, ma 10.000 erano presenti a Piazzale Tecchio e davanti alla curva B. Il Napoli è diventato campione d'Italia giovedì 4 maggio alle ore 22:37 ad Udine. Udinese-Napoli 1-1 e il Napoli si è consacrato campione d'Italia. Titoli dei giornali pazzeschi, io ho scelto questo per la nostra redazione: inchinatevi al Napoli, un Napoli eccezionale, un Napoli fantastico, un Napoli che ha dominato in tutta Italia, media punti 2,44 a partita, una media pazzesca, la più alta d'Europa, un Napoli che ci ha fatto piangere, un Napoli che ci ha fatto emozionare, un Napoli che noi speriamo possa aprire un ciclo vincente, perché questa è una squadra che può dire la sua anche in Europa. Insomma, inutile citare tutti i giocatori, ma la vittoria di questo Napoli ha tre artefici principali: il primo, il presidente Aurelio De Laurentiis; il secondo, Giuntoli, che va a scovare giocatori pazzeschi e che nessuno conosceva, come Kim e Kvaratskhelia; e il terzo, naturalmente, Luciano Spalletti. Il suo lavoro silenzioso, serio, professionale, ha portato ad uno scudetto mai visto, mai nella storia del calcio italiano. La squadra che ha vinto il campionato ha dato 20 punti alla seconda. Incredibile il cammino del Napoli. Noi siamo felici, una città in festa, ma un mondo in festa. Dall'Argentina al Brasile, dalla Corea al Giappone, Finlandia, Germania, Spagna, Francia, tutti hanno fatto il tifo per questa squadra. Una squadra che aumenta quotidianamente i tifosi in tutto il mondo. Bellissimo vedere anche nella nostra città bambini non di Napoli con la maglietta del Napoli. Napoli al centro del mondo, e noi speriamo davvero che questo possa essere l'inizio di una era grande vincente. Un ricordo anche per chi non c'è più, un ricordo per chi ha amato il Napoli, per i nostri amici, per i nostri familiari, per i nostri parenti che purtroppo non hanno potuto assistere a questa grande festa. Ieri ero presente allo stadio Maradona, era veramente uno stadio pazzesco e tutto azzurro, non c'era una persona che non aveva la bandiera azzurra, e questo vogliamo vedere sempre e solo negli stadi: festa, felicità, e se la felicità e se la festa è tutta azzurra, è ancora meglio. Massimiliano Albino per la Lepre Group. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.